C'è una disparità sociale abominevole. Si ritorna a una specie di preistoria che ha una tecnologia a portata di pochissimi, dove la maggior parte della gente è ritornata a una sorta di quasi l'età della pietra. Non stiamo vivendo un momento molto ottimista sul nostro futuro. Non è l'intelligenza artificiale da sola o la genetica, è un insieme di tecnologie. Solo che queste tecnologie sono costosissime e non sono alla portata di tutti. E quindi effettivamente le disuguaglianze sono destinate ad aumentare. Ci sono degli aspetti purtroppo molto cinici in tutto questo, perché se tu vai a vedere chi fa più grandi investimenti sulla realtà virtuale sono Facebook, Amazon e queste compagnie, e lo fanno per quale ragione? Perché l'intelligenza artificiale ucciderà un fracco di posti di lavoro di bassa manovalanza e quindi creerà un fracco di tempo libero, e dovremo riempire il tempo libero delle persone. Siamo veramente delle vacche da mungere proprio. No.